Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Dopo la prima divinazione interattiva riguardante le relazioni, i sentimenti e gli amori, visto che siamo in primavera e si avvicina l'estate, ho pensato che, dato che appunto si avvicina l'estate e quindi le vacanze, ti poteva anche servire una divinazione interattiva riguardante i propri obiettivi. Quindi per permetterti di riflettere su tutto ciò che riguarda questo ambito e quindi capire meglio quello che ti sta succedendo e magari capire meglio quello che ti sta comunicando il tuo intuito e quindi muoverti di conseguenza e avere il coraggio di magari fare il passo più impavido della tua vita e quindi fare una cosa completamente nuova. Quindi, come nella prima divinazione che ti lascio qui o qui, potrai scegliere tra tre diversi gruppi di rune. In questa fase non potrai vedere il simbolo della runa che ti mostrerò successivamente. Ti invito a farti guidare dall'intuito, dal cuore, dai sentimenti, quelle che ti suscitano di più, scegliere. Successivamente ti mostrerò quelle che ti sono capitate e io ti esporrò il responso e tu poi potrai analizzare e riflettere su quanto ti avrò detto. Pronto? Partiamo! Scelto il primo gruppo, ti sono capitate le rune Dagaz, Isa e Tiwaz e devo dire che non è affatto male come risponso. E se ti stanno dicendo che magari nella tua vita stai pensando di avviare un cambiamento, di prendere una nuova strada, iniziare qualcosa di nuovo, un nuovo ciclo, e magari questa decisione è avvenuta dopo una lunga riflessione e magari anche dopo una tua resistenza o anche di qualcun altro, magari questo desiderio di cambiamento all'inizio era legata a una certa resistenza da parte tua, magari eri titubante nell'intraprendere questo percorso e magari all'inizio potrai anche incontrare dei piccoli ostacoli, probabilmente saranno anche legati a questa resistenza, titubanza da parte tua o magari anche da parte di qualcun altro. Magari hai deciso di aprire una nuova attività e magari qualcuno a te caro potrà smontarti o comunque farti tra virgolette cedere, ma comunque nonostante tutto questo nuovo cambiamento, questa nuova via ti guiderà verso la fortuna, verso la vittoria, verso una chiarezza nella tua vita che prima di adesso non conoscevi e probabilmente potrebbe anche capitare che qualcuno possa provare invidia per questo tuo successo, ma non temere perché comunque andrà tutto bene, riuscirai a realizzare i tuoi obiettivi, riuscirai a portare al termine, a compimento questo nuovo cambiamento, questo nuovo inizio e che ti porterà, anche se magari in un primo momento ti potrà portare qualche ostacolo, riuscirai comunque a superarlo e a vincere su tutti questi ostacoli. Quindi niente male e congratulazioni, sono molto felice per te, ti auguro che tu possa farcela. Quindi
avvia questo cambiamento, fai questo passo coraggioso e vedrai che andrà tutto bene. Io spero tantissimo che tu possa realizzare questo tuo obiettivo. Se hai scelto il secondo gruppo di rune, ti sono capitate Uruz, Gera e Otila. E anche qui non è per niente male, direi. E se ti stanno dicendo che ci sarà un avanzamento, magari intrapreso grazie a un atto coraggioso che hai fatto, e questo avanzamento sicuramente ti porterà benefici, ti porterà a un risultato gratificante. In un primo momento in questo progetto c'è stata una piccola caduta, o magari c'è stato un piccolo problema, un ostacolo che ti ha fatto tra virgolette cadere, ma comunque ci sarà una ripresa, o magari la ripresa sta avvenendo in questo momento, che ti porteranno gratificazioni e benefici e a un buon risultato. E se ti stanno dicendo quindi di prenderla con cautela, di non avere fretta, perché comunque arriverà la fortuna e questo tuo progetto ti porterà benefici e buoni risultati, quindi mi raccomando, sii cauto, vai piano, non essere flash 100 metri in flash, ok? Che andrà tutto bene. Se hai scelto il terzo gruppo di rune, ti sono capitate Feu, la numero 25, e Iwats. E se ti stanno dicendo che qualcosa di nascosto verrà alla luce, quindi magari in questo momento stai vivendo qualche problema con i tuoi progetti e questo qualcosa che verrà alla luce ti permetterà di riprenderti, di rialzarti e quindi conferirti fiducia in te stesso, fiducia nel tuo progetto. Magari appunto questo qualcosa che verrà alla luce sarà appunto il fatto di aver riscoperto fiducia in te stesso e nel tuo progetto, e ciò ti porterà a guadagno e a un cambiamento radicale, a un successo completo, a un nuovo inizio. Magari questo nuovo cambiamento sarà legato al fatto che hai deciso di farti guidare più dall'intuito, e sicuramente questo cambiamento radicale che ti porterà un successo completo, ti porterà anche tanta indipendenza e probabilmente sarà qualcosa che continuerà a perdurare nella tua vita. Quindi devo dire che sei molto fortunato e che è davvero un bellissimo responso. Ti auguro davvero di cuore che tu possa realizzare questo progetto così tanto bene e che tu possa realizzare questo cambiamento radicale e avere questo successo completo. Spero tanto per te che tu ce la possa fare. Sicuramente da queste tre letture posso dire che non tutto il male viene per nuocere, e sicuramente dopo un ostacolo, un problema superato, si cela qualcosa di meraviglioso e di fortunato. Quindi basta soltanto vedere in modo giusto ciò che ci capita e prendere insegnamento dagli ostacoli. Spero che queste divinazioni ti siano servite per riflettere su quello che stai vivendo e magari permetterti di fare le scelte giuste, o comunque di avere più fiducia in te stesso e magari fare quel passo che potrà sembrare folle, ma che magari pochi potranno capire, ma che ti potranno portare felicità, passione, libertà e fortuna. Magari non subito, magari non in questo momento, ma se perdurerai andandoci cauto, non avere fretta, sicuramente riuscirai a realizzare questo tuo progetto. Ti auguro di cuore che ti sia servita questa divinazione, questa riflessione. Se non ti è chiaro qualcosa, invece, ti invito a scrivere un commento sotto, o se non vuoi renderlo pubblico, ti invito a scrivermi su Instagram, così che io ti possa aiutare. O se magari vuoi un approfondimento in più per cercare di capire meglio in base a quello che stai vivendo tu, ti invito a scrivermi o su Instagram o qui sotto, non farti alcun problema e io ti aiuterò volentieri. Grazie a tutti i nuovi iscritti e a tutti quelli che hanno apprezzato la prima divinazione.
e quindi un grazie speciale a Lutien, che ha apprezzato tantissimo e mi ha dato un suggerimento per un nuovo video, quindi grazie Lutien. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, tolkieniano, nerd e qualche volta riflessioni sulla vita. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!